Altra giornata sui terreni della Serbia, dove le starne sono di casa. Oggi abbiamo una batteria di continentali italiani, bracchi e spinoni, che si cimenteranno in questi terreni. Sono convinto che vedremo delle belle cose. Anche oggi il vento è piuttosto teso, il che comporta vantaggi e svantaggi come sempre. Partiamo ora col primo turno di una bracca italiana. Thank you.
termine di questa batteria, prima di tutto io desidero ringraziare chi ci accompagna e chi ci ospita nei suoi terreni e ci permette di svolgere manifestazioni di questa importanza. Quindi grazie veramente di cuore alle persone del luogo. Abbiamo avuto una batteria di continentali italiani, il vento oggi ha condizionato un pochettino la prova, le stare hanno fatto un po' quello che fanno spesso le belle donne, si sono fatte desiderare, concedendoci qualcosa alla fine, il che ci ha permesso di mettere un cane in classifica. Vince la prova col primo eccellente Ambra Bracco Italiano di Angelini. Ambra è una cagna che ha avuto una buona prima parte nel turno, una ferma in bianco, ma attenzione, qui le ferme in bianco non bisogna poi penalizzarle più di tanto, perché abbiamo terreni pregni di emanazione, dimostrano che il cane è collegato al naso e ci segnala la possibile presenza di selvaggi. Insistere troppo no, ma neanche penalizzare se abbiamo un arresto o una ferma in bianco. Portata al richiamo, la cagna si è confermata nella sua giovanile esuberanza fino a prendere un buon punto su starne e su coppia, che ha risolto correttamente. Vorrei però citare un cane portato dei tre portati al richiamo, che è Lupo della Cappella Reale, che è uno spinone che pur nella sua esuberanza, ancora un pochettino nell'ordine non proprio giusto, però è un cane che dimostra una mentalità importantissima. Io credo che possa essere un esponente di razza da segnalare, da tenere molto molto presente. Grazie a tutti, in bocca al lupo per le prossime.